Prova, prova, prova. Se l'universo è popolato, se l'universo è popolato da galassie, cioè è pieno di galassie, 400 milioni di galassie, quindi ci saranno, non so, milioni di specie umanoidi, stramiliardi di specie umanoidi o non umanoidi. Per quale motivo, quando si parla di amore, l'amore è indirizzato solo alla specie umana? Cioè, voi prendete in considerazione, come d'altronde fa anche la Chiesa, solo il non fare del male al mio vicino umano, sempre. Ma chi l'ha detto questo? Io sono vegano, ad esempio. Quando ma io amo gli animali anche. Quindi lei non li mangia? Sì, è certo che li mangia. Allora come li ama? Come li ama se li mangia? Perché lui mi chiede di essere mangiato. L'animale. Chi? Io non sono uno sterminatore di animali. Se li mangia cos'è? Quindi potrei mangiare anche un essere umano, lo amo, ma me lo mangio. Lei è un vegano? Sì. E allora deve odiare il leone. Ma non c'è, il leone è carnivoro. Il leone è carnivoro. E io pure. No, lei non è carnivoro. Come no? Lei è anatomicamente, è anatomicamente fruttariano. Lei non sa come lei non sa come rispondermi. Lei deve odiare il leone, il leopardo, la tigre e tutta quella specie animale carnivora che uccide in un modo feroce e sanguinario i suoi simili. Il leone è carnivoro. Lei mi deve rispondere. Sto rispondendo. Ma non sta uccidendo la zebra in un modo feroce? Mi fa rispondere o vuole che le risponda quello che lei mi deve dire sì o no? Sta uccidendo o non sta uccidendo? Il leone è carnivoro. Sta uccidendo o non sta uccidendo? Sta uccidendo. Ecco, anche io sono carnivoro. E segue il suo istinto. Io seguo il mio istinto naturale. Adesso io le porto qui un vitello vivo. E lei me lo mangia, me lo uccide davanti a tutti. No, io non glielo uccido. Io non glielo uccido. È carnivoro, me lo uccide davanti a tutti. Io non glielo uccido, io gli chiedo al vitello: vuoi essere ucciso? E lui mi dice: lei è carnivoro? Lei è carnivoro? Sì, sì. Se porto qui un vitello e c'è un leone, il leone si butta addosso al vitello. Certo. Se lei è carnivoro, gli porto qui un vitello vivo e voglio vedere come si butta addosso il vitello. Ma io sono intelligente, più intelligente. Non mi sembra proprio che lei è intelligente. No, non mi sembra proprio. E allora lei se ne può anche andare. Allora, cos'è qui? Se non sono intelligente, che cosa c'è venuto questa a fare? Sono venuto a sentire. Io la prima volta. È venuto a sentire è uno scemo. Volta, è la prima volta che lo vedo, Ma è la prima volta che lo vedo. Io quindi non sono niente nei suoi mi scusi, se lei è venuto a sentire uno scemo, che c'è venuto a fare qua? Non ho detto, l'ha detto lei che è uno scemo. Ma lei ha detto io non sono. Se uno non è intelligente è scemo. No, l'ha detto lei, io non ho detto. E allora va bene, prego, se ne può anche andare. Grazie. Ah, questo è Gesù? Questo è il messaggio di Gesù? Senta, questo è il messaggio lei di Gesù. Non deve rispettare la mia personalità. Siccome non la questo sta rispettando, lì è la porta e questo, se ne può anche questo andare. È il messaggio di amore di Gesù. Ma certo che è il messaggio d'amore, perché Gesù ha scacciato i deficienti come lei dal Tempio. Quindi se ne va. Perché di sentire queste coglionerie proprio non c'ho intenzione. Va bene, per favore, lo accompagnate fuori al Signore, grazie. Vado io fuori, non serve che mi accompagnate. Arrivederci. Fuori. E non si presenti più da noi, che non abbiamo niente a che fare con lei. Se ne vada dal signor Biglino, prego. Arrivederci, 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 ho detto, fuori! Amore, con i cretini bisogna trattarli così, i cretini. Se ne vada, grazie, ho detto se ne vada. Questa è una sala che ho affittato io, fuori! Prego, sono a disposizione. Se se ne vuole andare anche lei, se ne può andare. No, io non è che sono carnivoro, io sono rispettoso delle persone. Quando vengo offeso io sbatto fuori. Questa è casa mia, ho affittato con i miei soldi questa sala, quindi mi posso permettere di cacciarlo via. Secondo me nostro signore, come dire, l'essere umano, il leone non li alleva magari in batterie, però sono carnivoro pure io, questa è la natura, è un altro discorso. Quello che gli succederà a quel signore è che sarà mangiato dagli animali. Il signore parlava di ipocrisia, perché per esempio io sono carnivoro, io al posto suo avrei risposto portalo che l'ammazzo qui l'agnello, perché se lo mangio devo essere anche responsabilmente
quando mangio la bistecca. Ma io non c'ho bisogno di ammazzarlo qua, io c'ho i macellai che lo ammazzano. Io quando mangio una bistecca so che hanno ucciso silenzio, un animale, ovviamente. Posso dire una cosa? Sì, come?